Buonasera, buonasera a tutti voi. Tra poco l'informazione di Teleionio. Pidocchi nella scuola dell'infanzia a Cassari di Nardo di Pace. Call center persi oltre 900 posti di lavoro negli ultimi 6 mesi. Crisi al comune di Serra San Bruno. Domani parlano i 3 dissidenti usciti del PD. Assoverato importante finanziamento ottenuto dall'amministrazione Alecci, sentirete. A Chiaravalle invece l'agricoltura tra studio e lavoro per gli studenti dell'Istituto Ferrari, a tra poco. Benvenuti all'informazione di Teleionio. Lo sentivate, Pidocchi nella scuola dell'infanzia a Cassari di Nardo di Pace. Sentiamo i particolari. Già dalla mattinata di ieri i bambini che frequentano l'istituto scolastico di Cassari, frazione del comune di Nardo di Pace, sono rimasti a casa. Per loro niente lezioni, salvo ulteriori disposizioni anche per la giornata di domani. Alla base dello stop delle attività didattiche il numero cospicuo di casi di pidocchi registrati tra i piccoli scolari. Nel corso delle passate settimane, infatti, il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Fabrizia, nel quale ricade anche la scuola dell'infanzia di Cassari, aveva segnalato la presenza di diversi casi di pediculosi. La segnalazione era stata prontamente girata all'azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia, chiamata ad adottare i provvedimenti necessari a sanare la criticità, ma dall'ente sanitario a distanza di diversi giorni non era arrivata alcuna risposta in merito alla presenza di pidocchi nell'istituto. Da qui il provvedimento del primo cittadino, Antonio De Masi, che dopo aver contattato telefonicamente il direttore sanitario dell'ASP, ha deciso la chiusura della scuola per 2 giorni consecutivi. La sospensione delle attività didattiche darà dunque modo al personale del servizio di igiene dell'azienda sanitaria vibonese di porre in essere le attività di disinfestazione dei locali dell'istituto scolastico. Le stesse saranno chiaramente seguite da interventi di pulizia e aerazione dei locali, in maniera da rendere sicuro dal punto di vista igienico-sanitario l'istituto al momento del ritorno dei bambini in aula. Salvo imprevisti, le lezioni dovrebbero quindi riprendere per la mattinata del prossimo mercoledì 13 marzo. Nelle scuole, come in qualsiasi altra comunità infantile, si possono verificare frequentemente casi di pediculosi. I pidocchi della testa rappresentano un fastidio, ma non causano malattie e pertanto non sono pericolosi e non hanno conseguenze sulla salute. Possono colpire qualsiasi persona, non sono indice di cattiva pulizia della persona e pertanto il binomio pidocchi-sporcizia è totalmente privo di nesso. Sono stati beccati gli incivili che lanciano i sacchetti dell'immondizia. Vediamo il servizio. Prosegue senza sosta la lotta al conferimento abusivo e scorretto dei rifiuti. Lo scrive su Facebook il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo. Grazie alle telecamere, spiega, è stato possibile individuare i trasgressori che nella zona d'ingresso a est della città e più esattamente tra la rotatoria Gualtieri e Via Argento si dilettano nel lancio del sacchetto dal finestrino dell'auto che sembra andare assai di moda. I vigili, esaminando il video, hanno comminato una sanzione amministrativa di 600 euro. I risultati ottenuti, dice Abramo, ci hanno spinto ad acquistare ulteriori fototrappole in modo da coprire il più possibile il territorio con l'intento di combattere questa cattiva abitudine che non si arresta nonostante i nostri numerosi appelli. Il sistema consentirà di affrontare anche il problema dell'abbandono delle deiezioni canine. Il rispetto dell'ordinanza che dispone di portare sempre con sé sacchetto e paletta e di raccogliere immediatamente le deiezioni è fondamentale, oltre che doveroso, per salvaguardare il decoro e l'igiene delle strade. È stata sequestrata nel Vibonese un'area adibita a stoccaggio di rifiuti. Vediamo. I militari del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale di Vibo Valentia, coadiuvati da militari della Stazione Carabinieri Forestale di Serra San Bruno, nell'ambito di un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione di illeciti ambientali, con particolare riferimento alle violazioni connesse al ciclo dei rifiuti, hanno accertato in località Biviere, area PIP del comune di Arena, che su un piazzale di circa 200 metri quadrati, attiguo a un opificio,
era stato realizzato un deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi. I rifiuti, costituiti da sacchi contenenti imballaggi, spugne, polistirolo e ritagli di pellame, elettrodomestici fuori uso, pneumatici e mobili fuori uso, per un totale di circa 40 metri cubi, erano riconducibili all'attività di un'azienda dedita alla realizzazione di divani e mobili in genere, il tutto in violazione ai quantitativi consentiti dalla normativa di settore. Il piazzale e i rifiuti catalogati con i rispettivi codici CER sono stati posti sotto sequestro e l'amministratore unico della società di gestione dell'azienda in questione è stato deferito in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria. A carico dello stesso imprenditore è stata anche elevata una sanzione amministrativa per omessa tenuta del registro di carico e scarico di rifiuti speciali non pericolosi provenienti dall'attività di produzione. Call center in Calabria. Negli ultimi 6 mesi si sono persi 900 posti di lavoro. Sentiamo. Sono circa 15.000 i lavoratori del settore delle telecomunicazioni in Calabria, un settore che soffre per assenza di regole nella gestione degli appalti, per la rivisitazione digitale e soprattutto per la delocalizzazione all'estero, generando veri e propri drammi occupazionali. Beh, il motivo per la quale abbiamo chiesto questo incontro è molto semplice. Noi come settore, soprattutto come contact center, abbiamo perso già in Calabria da giugno ad oggi 960 posti di lavoro. Sono per il momento posti di lavoro che erano definiti precari, ma sostanzialmente non erano precari, perché si parla comunque di lavoratori che con contratti a termine lavorano nelle varie aziende da 5, 6 anni, 7 anni, quindi comunque la precarietà era una precarietà effimera, se vogliamo. Oggi purtroppo per le congiunture del settore, delle telecomunicazioni in generale, la carenza di volumi di traffico e quindi la mancanza di lavoro, soprattutto nelle aziende, nelle grandi telco, che svolgono servizi di telecomunicazioni, abbiamo appunto questo calo di volumi che si riverbera sulle aziende in appalto, quindi i cosiddetti outsourcer. E questo soprattutto su quegli outsourcer che svolgono attività in particolare per Telecom Italia. Telecom Italia ha avuto dei cali pesantissimi insieme anche a Wind e a Vodafone, ma soprattutto Telecom Italia. E questo qui in Calabria abbiamo dei gestori molto importanti che lavorano proprio su questa commessa e quindi sostanzialmente un 70% dei loro volumi proprio su queste commesse di ETLC. Diciamo, la contrazione di questi volumi ha generato appunto questo gravissimo problema occupazionale. E non è finita qui, purtroppo, le stesse aziende ci hanno già comunicato che da qui a giugno altri 300 lavoratori precari perderanno il posto di lavoro. Ma la cosa più preoccupante è che anche quello che si definiva un lavoro stabile, sostanzialmente è stato messo, diciamo, a rischio. Noi abbiamo sottoscritto con l'azienda Abramo Customer Care proprio giovedì scorso un accordo che mette in sicurezza i lavoratori a tempo indeterminato. Parliamo di 600 lavoratori che vengono impattati per 3 mesi da un ammortizzatore sociale. Allora, qual è adesso il problema? Già la manodopera precaria sostanzialmente è stata completamente riassorbita. Qualsiasi futura crisi metterà in discussione anche i contratti a tempo indeterminato. Questa è una cosa che non ce la possiamo permettere, quindi oggi abbiamo convocato unitariamente questa iniziativa per far presente ai parlamentari che vorranno intervenire, che sono stati tutti invitati, insomma, quali sono i problemi del settore e vogliamo soprattutto che in maniera trasversale sia il governo che l'opposizione lavori per dare risposte a questi lavoratori, che sono dei lavoratori giovani, dei lavoratori che sono molto qualificati, ma che purtroppo, voglio dire, in questo momento saranno molto probabilmente costretti non solo a, voglio dire, dover affrontare come sempre le difficoltà di un salario molto spesso, voglio dire, anche abbastanza basso, ma addirittura, voglio dire, viene messo in discussione anche questo poco salario che riuscivano a portare a casa con questo tipo di attività. Quindi i lavoratori, diciamo, cosa vogliono? Vogliono sostanzialmente che vengano messe, soprattutto venga recepita una piattaforma che le segreterie nazionali hanno presentato al governo più di un anno fa e che per il momento è rimasta lettera morta. Solo uno dei punti che abbiamo chiesto, quello di dare, insomma, più copertura con gli ammortizzatori sociali, è stato recepito. Infatti il governo ha stanziato 20 milioni di euro appunto, per gli ammortizzatori sociali in deroga su questo settore. Però,
non è sicuramente una cosa sufficiente. Noi abbiamo dei problemi seri, continuano le gare al ribasso, le grandi aziende, le telco, che hanno difficoltà di fare margini per via di un mercato in contrazione, riversano sui committenti anche le loro crisi perché chiedono sempre sconti, e quindi queste aziende che offrono attività in outsourcing oggi sostanzialmente non hanno più margini per stare sul mercato. Soltanto oggi resistono le aziende che svolgono attività per aziende che non sono di telecomunicazioni. Voglio dire, noi abbiamo un mercato nei contact center che è in crescita, però nell'energetico, nell'assicurativo, voglio dire nel bancario, però tutto il comparto che gestisce l'attività delle telecomunicazioni è in crisi per via di questo calo di volume e per una concorrenza, voglio dire, assolutamente sfrenata, che ha portato i prezzi al ribasso. Lo vediamo che oggi con 6 euro sostanzialmente praticamente si riesce a fare tutto, giga, 20 giga, minuti illimitati, eccetera eccetera. Quindi questa cosa sostanzialmente ha fatto perdere valore al settore e quindi, voglio dire, tutto il comparto ne risente, e chi ne risente di più è l'anello più debole della catena, in questo caso i contact center e i lavoratori che ci stanno dentro. Le criticità sono legate alla circostanza che 15.000 persone operano in Calabria nei call center e di fatto sono 15.000 precari, a prescindere dal tipo di contratto che hanno. Noi siamo molto preoccupati perché ci aspettiamo una serie di politiche attive di governo volte a dare certezza al settore. Politiche attive di governo che passano da 2 o 3 elementi cardine, senza dilungarmi troppo. Uno, la circostanza che le aziende che operano per nome e per conto dello Stato devono rigorosamente guardare in via quasi esclusiva al territorio nazionale. Quindi è impensabile che siano aziende che hanno compartecipazione statale che operano fuori dai confini nazionali. Due, vi è necessità di riconvertire tutto quello che è il settore, che una volta era il contact center, oggi è un settore digitalizzato che guarda alla comunicazione in modo diverso rispetto a quello che accadeva 10 anni addietro. Tre, vanno attivate politiche attive, incentivi alla riqualificazione, incentivi alla stabile occupazione, incentivi alla conferma del numero degli occupati in Calabria attraverso un'azione sinergica del governo verso le aziende che hanno il loro core business in Italia. Noi stiamo affrontando una crisi che non ha eguali rispetto al passato. Oggi proviamo, attraverso un confronto sereno, proficuo e costruttivo, di presentare alla deputazione parlamentare una serie di idee, di proposte per la messa in sicurezza. Noi negli anni, attraverso la contrattazione aziendale tra parti sociali e parti datoriali, abbiamo messo una toppa, siamo riusciti a mettere un freno ad alcune emorragie occupazionali, ma adesso questo non basta più, gli strumenti della contrattazione non ci bastano più, abbiamo bisogno di un governo che ci dia ascolto, di una deputazione parlamentare che porti in Parlamento e discuta le nostre proposte, le nostre idee. Poi potranno essere non tutte perfette, potranno essere non corrette, andranno riviste, ma se non c'è il confronto sui temi, nel merito, sulle problematiche che noi andiamo a affrontare, avremo seri problemi e continueremo ad avere emorragie occupazionali che questa regione non si può permettere. Ci fermiamo per qualche istante, a tra poco. Riprendiamo l'informazione. Crisi al comune di Serra San Bruno. Parlano i 3 dissidenti usciti dal PD. Sentiamo. L'appuntamento è per mercoledì prossimo, ma orario e luogo sono ancora da definire. Sarà questa la data stabilita per lo svolgimento di una conferenza stampa utile ad approfondire la posizione di Walter Lagrotteria, Valeria Giancotti e Brunella Albano, i 3 consiglieri comunali di maggioranza usciti di recente in polemica dal Partito Democratico. Un'uscita che, come noto, ha avuto ripercussioni anche sull'amministrazione comunale in carica, con il primo cittadino Luigi Tassone convinto a porre in essere l'azzeramento delle cariche interne all'esecutivo e un conseguente atteso rimpasto di giunta. L'incontro con la stampa promosso da Lagrotteria, Giancotti e Albano in merito alle vicende che hanno interessato l'amministrazione comunale di Serra San Bruno in questi ultimi giorni dovrebbe tenersi all'interno del locale municipio, anche se i 3 restano al momento in attesa di una comunicazione di accordata disponibilità dei locali. È facile che l'iniziativa potrà dimostrarsi utile a chiarire, oltre che le posizioni dei dissidenti, anche alcuni aspetti conseguenti all'attacco di cui si è reso autore l'ex deputato Bruno Censore nei confronti degli stessi 3 fuoriusciti dal PD in occasione di una recente trasmissione radiofonica. La provincia di Catanzaro mette in vendita gli immobili. Obiettivo: recuperare 7 milioni. Sentiamo. Tutti gli immobili e i terreni non strumentali all'esercizio delle funzioni proprie della provincia, già raggruppati in un unico piano di alienazione, saranno messi per la prima volta a bando.
Lo scopo, secondo la volontà del presidente della provincia, Sergio Abramo, è quello di incrementare gli investimenti che riguardano il mondo delle scuole, il miglioramento della viabilità e la manutenzione delle strade. L'importo che la provincia stima di poter recuperare è di circa 7 milioni di euro. La redazione del piano, curata dal settore gestione amministrativo del patrimonio diretto da Gregorio De Vinci, è stata preceduta da una ricognizione del patrimonio provinciale, che è servita a far emergere quali immobili fossero da valorizzare e quale fosse opportuno alienare. I beni esclusi dal piano, si legge in una nota dell'amministrazione provinciale, sono quelli che risultano già portati a reddito o destinatari di scelte orientate ad esempio a soddisfare determinati scopi sociali. I beni alienabili, che saranno messi a bando con procedure a evidenza pubblica, sono sparsi su tutto il territorio provinciale. L'effettivo avvio delle procedure di vendita è subordinato all'approvazione di un regolamento e all'espletamento di tutti gli adempimenti tecnici e giuridici. Il piano di alienazione si inserisce nel più generale progetto di razionalizzazione della spesa perseguito dal presidente Abramo, che ha previsto finora azioni quali la dismissione dei fitti passivi superflui, il ripristino di impianti fotovoltaici mai entrati in funzione, il censimento dei mutui e la razionalizzazione del parco auto. Basta allagamenti, ha asseverato l'amministrazione comunale, interviene con un progetto da 3 milioni di euro, il servizio di Francesco Pungitore. 3 milioni di euro per mettere in sicurezza l'intero territorio comunale di Soverato. Due i progetti finanziati con fondi ministeriali, illustrati in conferenza stampa dal sindaco Ernesto Alecci e dall'assessore Daniele Vacca. Finisce così l'incubo allagamenti tra via Trento e Trieste, il Corso e via San Giovanni Bosco. Un risultato storico, secondo Alecci, per un problema sul quale mai nessuno aveva provato a dare risposte. Canali e scoli verranno convogliati e ampliati da monte a valle. Entro pochi mesi via allegare. Tappa obbligata pena la perdita dei finanziamenti. Sì, il Comune di Soverato è stato assegnatario di un finanziamento di 3 milioni di euro, che è quello necessario per poter potenziare gli scoli a mare e i fossi per quanto riguarda la raccolta delle acque bianche. Quindi un finanziamento molto importante per la città che ad intervenire per quanto riguarda gli allagamenti che avvengono durante l'inverno, quando ci sono condizioni meteorologiche molto intense, e questo ci permette di poter ovviare a questa problematica. E con un bando che prevedeva insomma dei criteri abbastanza rigidi, e poi alla fine solo 300 comuni in tutta Italia hanno avuto questa possibilità di accedere. Sì, la grande soddisfazione è quella che su 7.000 comuni che hanno partecipato al bando, Soverato è rientrato nei 300 comuni che sono stati finanziati. Sì, beh, intanto un finanziamento di 3 milioni di euro, ex 6 miliardi di lire, in città non era mai arrivato, e questo arriva per la messa in sicurezza del territorio, dico la messa in sicurezza dei nostri concittadini, perché quando Soverato si allaga durante l'inverno con queste piogge ormai tropicali, il clima è cambiato negli ultimi 10 anni, 15 anni, noi non dormiamo, passiamo le nottate o le giornate in piedi, in giro per la città, e vedo molti commercianti purtroppo costretti a buttare le materie prime della loro attività, tante purtroppo cantine o tante abitazioni al piano terra soffrire, avere grossi problemi. Questo intervento speriamo metta fine finalmente agli allagamenti dentro la città, e quindi da cittadino prima che da sindaco sono felicissimo che questo problema annoso per la nostra città finalmente possa essere quantomeno affrontato con un progetto valido, anche perché il Ministero su oltre 7.000 domande ne ha finanziati poco meno di 300, e questo significa che anche in Calabria, anche nel Soveratese, ci sono dei professionisti validi, riusciamo a mettere in campo dei progetti di qualità, e i miei complimenti vanno al nostro ufficio tecnico, ma soprattutto all'assessore Daniele Vacca, che ha dimostrato grandi competenze e professionalità. Non l'unico finanziamento, perché insomma esiste tutto un insieme di progetti che cambieranno il volto della città. Sì, lo dicevo prima, tra qualche giorno partiranno i lavori del corso, continueremo i lavori sul lungomare, abbiamo già messo in sicurezza, abbiamo adeguato due edifici scolastici, partiranno altri due edifici scolastici, stiamo per partire con il bando per il palazzetto dello sport. In soli 4 anni abbiamo attinto e abbiamo ricevuto finanziamenti come forse mai li ha avuti, mettendoli tutti insieme, la storia di questa città. E questo è merito, devo dire, dell'amministrazione comunale, ma soprattutto dei tecnici che stanno collaborando con noi e, come dicevo prima, che stanno esprimendo veramente grandissima qualità.
Sentivo sempre parlare di questi bandi europei, di questi finanziamenti ministeriali e dell'incapacità di noi calabresi, noi meridionali, a riuscire ad intercettarli. Bene, questa amministrazione di giovani, lasciatemelo dire, anche preparati, che hanno delle competenze, soprattutto tanta voglia di fare, sta dimostrando proprio che quando ci si mette il cuore, un pizzico di competenza, poi i finanziamenti si riescono a prendere, a raggiungere. Donne e immigrazione, è stato questo il tema del convegno organizzato dall'Associazione Primavera Andreolese per la Festa delle Donne. Vediamo il servizio. Molto articolati gli interventi dei relatori che hanno affrontato la tematica sotto diverse sfaccettature. Per l'amministrazione comunale è intervenuta Elisabetta Santoro, Cultura e Servizi Sociali. Eh sì, diciamo che questo convegno è stato organizzato dall'Associazione Primavera Andreolese, quindi anche di concerto con l'amministrazione comunale, che è sempre, diciamo, sensibile a queste problematiche dell'immigrazione. E appunto parlavamo prima, abbiamo avviato un progetto SPRAR che poi purtroppo, per cause non dipendenti dalla nostra volontà, adesso è fermo e speriamo di magari ricondurlo sotto un'altra forma. Sulle politiche sociali delle donne è intervenuta Daniela Trapasso, assessore del Comune di Badolato. Sì, intanto veramente ringrazio l'Associazione Primavera Andreolese e l'amministrazione comunale, oggi è presente anche il sindaco, per aver voluto intanto questa giornata ed avermi voluto tra i relatori. L'argomento era donne e immigrazione, la parte, diciamo, più debole dell'immigrazione, che già è costituita da soggetti fragili, soggetti deboli. È stata affrontata sotto più punti di vista, cioè la psicologa, l'assistente sociale. Io in particolarmente ho parlato delle donne che sono state accolte nel nostro progetto di Badolato, nello SPRAR di Badolato, sin dal 1998. Quindi tutto quello che abbiamo visto, le fragilità che abbiamo riscontrato, le attività che abbiamo avviato anche con il consultorio di Badolato, e che da lì sono diventate poi buone prassi per moltissimi progetti e studiate anche in tutta Italia. Quindi ecco, la parte centrale è stata questa sulle donne. L'accesso ai servizi sociosanitari del consultorio di Badolato sono stati illustrati da Assunta Fiorentino. Sì, infatti io nel mio intervento ho parlato dell'integrazione di queste donne nel nostro territorio sin da quando abbiamo cominciato a lavorare oltre 20 anni fa. Il nostro lavoro inizia dopo lo sbarco dell'Ararat, come io ho accennato nel mio intervento, ma soprattutto noi ci siamo occupati inizialmente ad attivare diversi progetti nel territorio, degli interventi per favorire non solo l'integrazione di queste nuove popolazioni negli anni, ma soprattutto favorire gli accessi ai nostri servizi sociosanitari. Quindi noi abbiamo accompagnato queste donne. Le donne si presentano al nostro servizio adesso spontaneamente, abbiamo una grandissima affluenza di donne straniere, sia donne musulmane che donne dei paesi dell'est. Vengono principalmente per chiedere una prestazione sanitaria o per la gravidanza, soprattutto per la gravidanza, e poi per noi queste donne sono il punto di aggancio con il resto della famiglia. Per noi la donna che viene al nostro servizio diventa protagonista di un processo di integrazione, perché poi si avvicinano al nostro servizio anche il marito e i figli qualora fosse necessario. Stiamo lavorando nel territorio, abbiamo attivato degli ambulatori per i migranti, appunto per far fronte a questa popolazione che è più indigente o non iscritta al Servizio Sanitario Nazionale, ma sono rivolta anche agli italiani indigenti, e siamo situati nel territorio di tutti e quattro i distretti dell'azienda. La migrazione al femminile è stata affrontata dalla psicologa Enza Primerano. Allora, io ho parlato che spesso la scelta di migrare non è una scelta volontaria, ma è piuttosto forzata da condizioni storiche, ambientali ed economiche del proprio paese d'origine. Inoltre ho messo in evidenza cosa significa per una donna migrare e soprattutto cosa significa per una donna diventare madre in terra straniera. Molto applaudito l'intervento della mediatrice culturale Sara Cabba. Esatto.
Sì, in pratica si è parlato oggi in questo evento che abbiamo condiviso tutti il tema centrale che è l'immigrazione al femminile. Un po' io ho riportato quello che è stata la mia esperienza con la mia famiglia, quello che è stato il nostro percorso di integrazione in questa società che è completamente diversa. È vasta, è diversa dalla mia, insomma, da quello che è il mio contesto d'origine. E niente, questo è quello che si è detto e ovviamente oggi posso vantare del mio percorso di integrazione in questa società e appartengo orgogliosamente a due culture diverse, ma entrambi mi appartengono. Tu hai detto che sei orgogliosa di essere arrivata in Calabria, in particolare a Badolato. Assolutamente sì, anche se non era mia scelta, che sono venuta da bambina, quindi non potevo contraddire quello che era la scelta della mia famiglia. Però sono contenta, sono grata a mio padre, sono grata a mia madre, sono grata a tutta la mia famiglia e soprattutto sono grata all'intera società italiana per avermi dato questa opportunità, per avermi accettata e non avendo insomma, sofferto tantissimo per integrarmi. È stato comunque difficile, ma comunque piacevole, è fatto tutto della mia persona. Di Badolato siete molto integrate gli stranieri, diciamo, gli immigrati. Sì, perché comunque si parla di un gruppo, di una minoranza che comunque è presente su questo territorio, soprattutto nello specifico quello di Badolato, da tanti anni. Parliamo ormai dagli anni 90, le famiglie sono giunte addirittura dagli anni 90 fino agli anni 2000, quindi sì, assolutamente un paese accogliente dove siamo arrivati la prima volta, dove siamo cresciuti e integrati. Come vale tu la legge Salvini che in effetti vuole creare problemi agli immigrati? Decreto Salvini penso che sia un decreto poco concentrato su quello che è vero il problema, nel senso vedo che comporterà più problemi che magari soluzioni. A Chiaravalle l'agricoltura tra studio e lavoro per gli studenti del Ferrari, vediamo. La riscoperta di una vocazione, la terra con le sue straordinarie ricchezze sia in termini di biodiversità che di opportunità di lavoro, un tema sviluppato nel contesto di una interessante giornata di studio presso l'Aula Magna dell'Istituto di Istruzione Superiore Enzo Ferrari di Chiaravalle Centrale. L'incontro è stato introdotto dal saluto della dirigente scolastica Elisabetta Zaccone, dalla presentazione della docente Rosanna Sanso e dall'intervento di Marisa Gigliotti per la condotta Slow Food di Soverato. Al centro del dibattito le due relazioni sviluppate dall'agronoma e divulgatrice ARSAC Vincenzina Scalzo e dal docente del locale Istituto Professionale per l'Agricoltura Giuseppe Fontana. La Scalzo ha evidenziato la straordinaria ricchezza in termini di biodiversità del territorio calabrese, concentrando l'attenzione su particolari coltivazioni arboree dimenticate. Fontana ha ulteriormente arricchito il panorama con la descrizione di alcune piante da frutto strane e curiose del Mediterraneo. Le studentesse Martina Migliarese e Ilaria Renda hanno concluso illustrando le loro ricerche su sorbo, melocotogno, gelso, corniolo e amareno. È seguito un dibattito moderato dal giornalista Francesco Pungitore con domande e riflessioni da parte dei numerosi studenti presenti in sala. Tutti concordi nel sottolineare che la Calabria deve sfruttare uno dei suoi motori di sviluppo, il settore agricolo, che ancora può fare molto in termini di crescita dell'occupazione. Nella stessa giornata la dirigente scolastica Elisabetta Zaccone ha sottoscritto un protocollo d'intesa con l'azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura calabrese, al fine di avviare iniziative congiunte di formazione e percorsi di alternanza scuola-lavoro. L'ARSAC è un ente strumentale della Regione Calabria munito di personalità giuridica di diritto pubblico e istituita con legge regionale numero 66 del 2012 che raccoglie le principali funzioni precedentemente espletate dall'ex ARSA. Certo, allora innanzitutto l'agrario è un pochettino è la punta di diamante di un territorio che è prettamente agricolo e che probabilmente dovrebbe avere più attenzione verso quello che è sia la tradizione, ma anche la biodiversità, intesa come diversità della diversità diciamo, della vita vegetale, dell'ambiente, della vita animale qui sul territorio, che ha la sua notevole importanza perché
più un ambiente differenziato, più è complesso, più questo ambiente diventa sano, più diventa salubre, non soltanto per, diciamo, per gli animali, per le piante, diventa salubre per noi esseri umani che ci abitiamo. Quindi ben venga riscoprire l'agricoltura biologica, ben venga riscoprire le tradizioni, ben venga riscoprire, ecco, le varietà e le specie vegetali, e non solo vegetali, che vivono e che sopravvivono su questo territorio. Ancora a Chiaravalle Centrale ci occupiamo di teatro, successo per Tiziana Foschi e Antonio Pisu. Due bravissimi attori, Tiziana Foschi e Antonio Pisu, una storia d'amore originale, coinvolgente e ricca di colpi di scena. Musica e luci a confezionare il tutto con straordinaria perizia tecnica. Ecco svelato il successo di Lettere di Oppio, spettacolo proposto con successo al Teatro Impero di Chiaravalle Centrale, nell'ambito della terza rassegna consecutiva promossa dall'amministrazione comunale. Unanime l'apprezzamento del pubblico, che ha salutato con ripetuti applausi le vicissitudini di Dorothy e Thomas, una nobildonna inglese e il suo maggiordomo, capaci di catalizzare senza pause l'attenzione della platea. Tiziana Foschi, volto noto della TV, è insuperabile nell'interpretare un ruolo a metà tra ironia e dramma, nelle vesti di una consorte devota che attende con ansia il ritorno del marito, ufficiale britannico chiamato a combattere in prima linea sul fronte cinese. Antonio Pisu, autore e attore, non è da meno, divertendo e divertendosi nello scorrere vivace dei dialoghi, in un gioco continuo tra sogno e realtà. Soddisfazione per gli organizzatori della rassegna, a cominciare dalla consigliera delegata alla cultura Pina Rizzo, determinata nel portare avanti un progetto di rilancio del teatro a Chiaravalle che passa attraverso un costante crescendo qualitativo delle opere proposte. Lettere di Oppio, un nuovo spettacolo fuori concorso, sempre all'insegna della professionalità, diciamo dell'alta qualità teatrale. Sì, è uno spettacolo, è una commedia tra il brillante e il drammatico, tra il comico e il drammatico. È voluto da Tiziana Foschi, dall'interprete, attrice che noi conosciamo come componente del gruppo La Premiata Ditta, che per molti anni, diciamo, ha fatto televisione. E la Foschi già da una decina d'anni, diciamo, che calca i palcoscenici teatrali, ed è stata lei stessa a volere questo testo scritto da Antonio Pisu, quindi i due interpreti sono praticamente loro. È ambientata nella Londra del 1860, durante il secondo conflitto tra Regno Unito e Cina, la famosa guerra dell'oppio. Ecco, e quindi questa nobildonna che vive la lontananza del marito, impegnato appunto in questo conflitto, insieme al maggiordomo, il quale legge praticamente queste lettere che arrivano dal consorte, e fino ad un certo punto, quando la cosa diventa interessante, perché le nasconde la morte del coniuge e continua a colmare questa lontananza, inventandosi anche delle cose, anche perché si innamora di lei. Quindi diciamo che è una commedia ricca anche di sorprese, ma anche alla luce della contemporaneità, quindi fatta di messaggi e di sentimento. Quindi animata anche dalla speranza, ecco.
Ecco, ci troviamo nella hall del teatro, arricchita dalla presenza anche di opere d'arte, ma anche e soprattutto di testimonianze concrete di quanti sponsor hanno contribuito a sostenere questo concorso. Ebbene sì, fondamentale questa, l'aiuto e la sensibilità degli sponsor chiaravallesi. E, diciamo che ogni anno, se non avessimo il loro aiuto e il loro supporto, noi non potremmo assolutamente fare questo tipo di programmazione. E, purtroppo non bastano gli abbonati, perché chiaramente è un pubblico sempre più selezionato, sempre più ridotto, purtroppo devo dire, perché poi il teatro dovrebbe essere aperto a tutti e dovrebbe essere un momento anche di aggregazione per la comunità. E purtroppo questo sta succedendo sempre meno a Chiaravalle, non solo per il teatro, ma notiamo che per qualunque altro tipo di occasione sociale e culturale. E, questa serata, sì, spero che sia all'insegna della curiosità e dell'interesse. Tornando agli sponsor, noi come amministrazione, come organizzatori di questa programmazione, li ringraziamo veramente di cuore, è fondamentale il loro supporto. E qui nel foyer abbiamo l'esposizione dei quadri di nostri concittadini, perché i due pittori sono l'ingegnere Paolo Macri e il professore Nando Catrambone. E siamo lieti di ospitarli, perché è giusto dare visibilità al talento chiaravallese. Ma noi diciamo che abbiamo sempre dato spazio a chiunque volesse dare, diciamo, una nota di colore a questo teatro. Io questa l'avrei già strozzata. Thomas! Sì, Mrs. Wellington? Gatti in calamaglio, Thomas! Subito, Mrs. Wellington! Senza svelare ovviamente tutta la trama, però ecco, uno spettacolo anticipato da recensioni sicuramente belle, positive. Cosa possiamo dire? Che siamo molto contenti, anche perché stiamo portando in scena, questa è una commedia scritta da Antonio Pisu, autore vivente, eccolo lì, e lui infatti è un disastro perché non si può cambiare una battuta, niente, si arrabbia su tutto. È una commedia molto particolare, molto divertente, molto raffinata, molto. Una commedia molto, il vero titolo sarebbe Molto, però l'abbiamo chiamata in un altro modo, che è Lettere di Oppio, quindi se non siete venuti ve lo siete perso, affari vostri. Adesso non so quando vedrete questa intervista, comunque vi capiterà molto, perché questo molto mi piace oggi, molto raramente, di vedere qualcosa intanto in costume, perché è ambientata nel 1860 a Londra, e respirare un clima claustrofobico, quasi angosciante, per dover ridere ferocemente. Quanto insindacabile come l'occhio, occhio che vi ha costretto a lasciarmi da sola, tutta sola, nient'altro che sola. Se un po' troppe ripetizioni. La stagione prosegue sabato 23 marzo, spazio alla commedia comica con Indovina chi sviene a cena, ovvero La teoria dei pinguini, della Libera Manifattura Teatrale. Il 30 marzo un graditissimo ritorno, Dendi Danno e Diva G metteranno in scena il loro LOL. Infine il 6 aprile, serata di premiazione e spettacolo fuori concorso, Tre pecore viziose della compagnia I Commedianti. Questa sera sulla nostra emittente andrà in onda la visita pastorale di Monsignor Vincenzo Bertolone a Davoli Borgo. Noi ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, arrivederci.